Buonasera ragazzi, allora oggi è domenica 16 luglio, circa le ore 21. Questi pacchi sono arrivati durante la settimana, questo martedì, questo lo sono andato a ritirarlo direttamente io in posta. Sono pieghi di libri, come si suol dire, cioè dei pacchi contenenti libri, che hanno una tariffa postale, si aprono abbastanza facilmente, sono semplici buste. Ecco qua. Ecco. Cosa sono? Allora, 2023. Molti appassionati di armi sono giovani, io no, non più tantissimo, e qua i coltelli dell'altra volta. Io mi ho appassionato di armi da ragazzo, leggendo le riviste di Anarmi negli anni 80, stiamo parlando 40 anni fa, eh sì, più o meno. E qui abbiamo Raimon 40, ma la maggior parte di voi dirà chi è Raimon 40. Raimon 40 era un, non so se è ancora vivo, era un pubblicista di, oh Madonna Santa, ecco queste finte cartucce, era un pubblicista, giornalista pubblicista, che scriveva in materia di armi e munizioni, è un francese, scriveva anche in italiano, meglio traduceva i suoi articoli su Dianaarmi, e a volte scriveva lui direttamente. Allora, questo libro, Pistola a grandi capacità di fuoco, dell'editrice San Sebastiano, che anche questa casa editrice era storica per le materie di armi e munizioni. Questo è del 1985, questo libro più o meno, perché qui in quarta di copertina c'è una cronistoria, 1894, Borchardt spara 24 colpi mirati in 43 secondi a 30 metri con la famosa pistola, 1900 l'esercito svizzero adotta la Parabellum, 1908 che sarebbe la Luger, quella che chiamano Luger, in realtà si chiama Parabellum, 1908 l'esercito tedesco adotta la Parabellum 9 mm, 1935 c'è il CEPI, 1938 la P38. Allora, che cos'è questo libro? Questo è un libro che illustra quelle che venivano chiamate von der Nein. Allora, cosa sono le von der Nein? Erano le pistole meravigliose, perché all'epoca si avevano le Beretta 70, si avevano, che vi posso dire, le brigadier inzette 65 Parabellum, i primi 9x21 usciti nel 1974. Ecco. Allora, le pistole a grande capacità di fuoco, quindi fa vedere, ecco già la beretta con i caricatori da 20 colpi, ecco in prima pagina. Traduzione italiana di Renato Castelli, che è deceduto anni fa, credo che sia deceduto, e fa vedere le quelle che erano le pistole moderne dell'epoca, la Smith & Wesson 459, cioè che cos'erano le Wonder 9? Pistole a singola e doppia azione, sicura automatica al percussore, caricatore bifilare 9 mm, queste erano le famose Wonder 9. Qui parla del programma XM9, quello che porta alla rotta l'uso civile. Ok, quindi la messa in funzione, la tenuta in mano, i dispositivi di sicurezza. Poi ecco le pistole a grande capacità di fuoco. Allora qui fa vedere anche alcune ditte, vediamo se riesco, ecco, che non esistono più, la famosa Astra che è fallita, ma la A80, che ancora ci sono gli esemplari in giro, e qua proprio le commenta, lui le provava, impugnabilità, ordine di mira, lo scatto, e parla, ecco, per esempio una pistola qualsiasi, ecco,
la prima, la Astra, in singola azione lo scatto è preceduto da una prima corsa molto morbida, la seconda corsa è molto dolce, meno di 2 kg sul nostro esemplare, con appena un accenno di filatura. Lo scatto in doppia azione è piuttosto corto, ma non molto legato come in un revolver, è morbido, eccetera, eccetera. Quindi, dispositivi di sicurezza, prestazioni, affidabilità. Lui provava già col 9 parabellum perché si trovava in Francia. Durata dell'arma, giudizio finale. Poi Beretta 92, cosa dice della longevità? 20.000 colpi, va bene. E poi andiamo avanti, vediamo che cos'altro c'è. La Bernardelli, chi si, queste ecco le varianti a raffia. La Bernardelli P018 che io ho avuto, tutta in acciaio, bellissima arma, coeva della, di poco, della 92, di poco successiva, ma ha durato poco. La Brentend, questo è stato lo spazio di un mattino. La Browning, la famosa Browning 35. La BDA, la Browning BDA, questa ha durato poco questo modello, non ha avuto molto successo. Era una prima variante delle Browning in doppia azione. Poi le FEG, che erano le copie, la FEG adesso è chiuso da anni. Glock, poi ecco le prime Glock, le primissime Glock. E queste erano tutte le prove, il modello 59, che erano bifilari della Smith & Wesson, la Steel GB che ormai non esiste più. Ecco, questa è una pistola a grande capacità di fuoco, che era il riassunto delle schede tecniche, una guida all'acquisto di quelle armi che in quegli anni 80 si affacciavano sul mercato civile. Di qua, questo invece non l'ho conosciuto, cercando in giro per internet. Armati a difenderti nella legge. Ecco, attualità tascabile, questo addirittura era un periodico bimestrale di qualche, di Ciarrapico, anche Ciarrapico è un editore che ha pubblicato abbastanza. Ecco, vi metto qua il logo del canale, sopra ci sono ancora i coltelli. Vediamo la quarta di copertina. Terrorismo politico e delinquenza comune determinano l'insicurezza permanente nella vita degli italiani degli anni 70. Io ero ragazzino, ero bambino, perché sono del 65, non me li ricordo, me li ricordo e come. Lo Stato sembra impotente a garantire la libertà di lavoro e di studio, la vita commerciale e addirittura la sicurezza familiare degli italiani. Se è vero che il cittadino un po' non deve sostituirsi allo Stato, è altrettanto vero che il diritto eticamente e giuridicamente riconosciuto alla legittima difesa. Tutto ciò perlomeno nell'attesa che gli italiani possano nuovamente credere nello Stato. Ecco l'attualità di questa edizione che, nei limiti della legge, vi aiuta ad attrezzare la vostra legittima difesa. Io sinceramente non sapevo che avesse pubblicato questo libro. Questo è lo scontrino. Anche qui cosa fa? C'è un elenco, c'è una prima parte sui mezzi, no, mezzi fisici, quindi tirapugni, noccoliere, guanti imbottiti, le pistole che si potevano rimediare all'epoca in una MAB più a 15. Poi Tocca Jeep Zastava 60 addirittura, l'Ama Special. Queste erano tutte pistole ormai di ditte che hanno chiuso. L'Eclercock no, ancora esiste ovviamente. I Manuring, recentemente tornati in produzione. Va bene. Adesso vediamo, ecco, tutte in bianco e nero. Questo è un libro del 79. Ok, poi addirittura Mab D è un libro francese, quindi parla anche del modello Unique L 9 corto, tipo le Beretta 70 erano Unique R 51, le Mab D in 765, le Star che ancora esistevano all'epoca. C'è un fogliettino in mezzo, chissà a chi è appartenuto. Piatto con pallottole di carta.
per inneschi non riesco a decifrare la scrittura, qualche calibro 32, i revolvers, calibro 32, eccoli, Undercoat, esatto. Poi vediamo i fucili, armi da spalla, il Remington, la standard modello 10, io ho uno di queste armi che è stato prima anni 70, per l'epoca era avanzatissimo. I fucili a pompa Remington 870, non ma poi ovviamente i pistoli mirabici non so per quale, ecco. Adesso non lo sto sfogliando adesso, le vecchie Scorpion, l'armamento dei funzionari in borghese, spada del Beretta 90, adesso non so come è strutturato questo libro, le armi di riserva personale, quindi i backup, le armi, la difesa quarta parte, la difesa di un locale, difesa nel contesto urbano, difesa, mezzi di difesa ausiliari, ecco qui, ecco, poi dici cassaforti, anche parla anche all'epoca di allarmi, va bene, poi ti parla di pistole automatiche, va bene, la difesa dall'esterno, quindi fuori di casa. Ogni tanto fa vedere qua, mezzo di difesa, armi da taglio, manganelli e pugni di ferro, pistole d'allarme. Tenete presente che parla della Francia questo, quindi pistola a salve d'allarme in pratica, no? Ok. Rudimenti del tiro a difesa con l'arma da pugno, va bene. I cani. Insomma, questo l'ho comprato giusto perché è un libro di una curiosità storica. Non ci siamo inventati niente. Anni fa avevo trovato sul web una copertina di un giornale dell'epoca, credo fosse l'Espresso Panorama degli anni 70, in cui si vedeva tutta una fila di persone, uomini e donne, intenti a sparare, e il titolo era "Dovremmo difenderci da soli". Parlava proprio dell'insicurezza degli anni 70, che io, brutti tempi. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto, ho altri libri in arrivo, ci vediamo prossimamente.